Un caro saluto a voi tutti, cari amiche e cari amici che seguite Articolo 32 e benvenuti a questa puntata che la nostra trasmissione dedica alla disabilità, però con una declinazione assolutamente in positivo, perché parleremo dell'attività fisica e dello sport che decisamente migliorano la qualità di vita. Ecco, parliamo di questi argomenti con tre professionisti che veramente hanno dato e continuano a dare tantissimo nel mondo dei più fragili tra di noi, con molto impegno. E infatti si parlerà di disabilità dello sport e di altri argomenti che vi introduco subito perché andranno in sequenza. Sono tre testimonianze che abbiamo ricavato dal ciclo dei seminari di salute in comune ed è stato l'ultimo, il più recente. A parlare, torno a ripetere, in sequenza di questi argomenti saranno il professor Massimo Spattini, specialista in scienze dell'alimentazione e medicina dello sport, atleta lui stesso, giornalista, autore di molti libri dedicati sia all'alimentazione che all'attività fisica, vicepresidente dell'International Longevity Science Association. E lui ci parlerà dell'attività fisica nelle lesioni spinali, nelle lesioni del midollo spinale. Poi abbiamo la dottoressa Erika Ferrari con laurea in scienze motorie e master in sport e inclusione, che parlerà di sport e inclusione. Guardate bene che nello sport c'è inclusa anche la danza. E infine, veramente, il relatore che abbiamo avuto ai seminari di salute in comune, veramente eccezionale, un testimonial eccezionale, che è Norberto De Angelis. Norberto De Angelis è giocatore professionista di football americano, ex titolare della nazionale d'Italia di football americano e campionati europei a Helsinki e che ci darà la sua stessa testimonianza di un uomo che da campione sportivo poi con un incidente è stato messo sulla sedia a rotelle. Bene, Norberto De Angelis parlerà di due vite in una, grazie alla guida dello sport. Io vi auguro una buona visione e ci sentiremo alla fine di queste testimonianze. Un problema che c'è sempre stato, ma è sempre più emergente, legato ovviamente prevalentemente a traumi, incidenti, eccetera, che legati molto alla viabilità su strada. E pensate che praticamente solo in Italia si contano circa 80.000 casi di individui affetti di paraplegia o tetraplegia. Paraplegia praticamente quando ci sono solo due, gli arti inferiori o gli arti superiori coinvolti, tetraplegia invece tutti e quattro gli arti. Praticamente circa 6 persone al giorno hanno un incidente che le porta in questa condizione. La problematica ovviamente non è una problematica uguale per tutti i mielolesi, cioè perché è dipendente dal livello di lesione, dalla sua localizzazione, dall'estensione in senso trasversale, cioè nel senso se è totale oppure solo parziale, e anche ovviamente longitudinale, cioè in senso cranio-caudale, a seconda di per quante, diciamo, porzioni della colonna vertebrale e quindi eventuali e relativi innervazioni che corrispondono a quei livelli della colonna vertebrale corrisponde la lesione. E ovviamente anche, diciamo, la prognosi è legata ovviamente sia all'età dell'individuo, ovviamente gli individui più giovani hanno una possibilità di recupero sia dal punto di vista, se non propriamente neurologico, ma comunque generico, organico superiore, che non qualora invece la lesione avvenisse in età più tardiva, proprio perché ovviamente le capacità rigenerative di un individuo sono maggiori in età più giovanile. Ovviamente però la capacità di recupero in questi soggetti è anche legata allo stile di vita che viene adattato. E spesso, ovviamente, data la loro condizione, si trovano a condurre una vita fondamentalmente sedentaria. Questo però non fa altro che aggravare la loro situazione in termini di salute generale,
e la loro situazione anche in termini di morale, diciamo, di situazione a livello psicologico. Per cui l'attività fisica e eventualmente successivamente anche lo sport, intendendo lo sport come qualcosa che va oltre l'attività fisica strutturata, che in questi soggetti prevederà all'inizio soprattutto un approccio di tipo riabilitativo, successivamente poi un approccio più specifico, funzionale a strutturare determinate capacità, sia di tipo aerobico che anaerobico, fondamentalmente di forza, e poi successivamente, qualora ci siano le condizioni che lo permettono, il soggetto può essere avviato anche alla pratica sportiva, che può essere amatoriale, ma eventualmente, qualora il soggetto sia predisposto, qualora sia intenzionato, anche alla pratica agonistica. Perché ovviamente la pratica agonistica, io dico sempre che lo sport agonistico non è che faccia necessariamente bene, perché è sempre leggermente estremo. Tanto è vero che l'etimologia della parola di agonistico è la stessa di agonia, che era l'ultima lotta dell'uomo contro la morte. Però è altrettanto vero che lo sport agonistico è estremamente formativo dal punto di vista psicologico, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista educativo. Quindi anche per questi soggetti, soprattutto se giovani, poterli accompagnare in un percorso anche agonistico, ritengo che per queste persone sia estremamente importante. Quindi l'attività fisica e diciamo, disabilità ritengo che sia un binomio imprescindibile. E quindi abbiamo evidenze di tanti individui con delle lesioni del midollo spinale che si possono cimentare in determinate sport. Guardate qua uno che fa sci d'acqua, seduto praticamente, o questi che fanno addirittura le gare di velocità dai 100 metri e anche gare più lunghe in carrozzella, e poi fino anche appunto a poter praticare uno sport ad alta intensità come il bodybuilding, raggiungendo dei livelli che magari difficilmente riescono a raggiungere anche delle persone invece che hanno una piena efficienza. Questo può sembrare un risultato teoricamente non particolare, perché dice, beh, vabbè, uno allena la parte superiore e basta, non allena le gambe. In realtà noi siamo un tutt'uno e questo, il nostro organismo è un unicum, e quindi avere in realtà una parte inferiore del corpo che è ipofunzionale si traduce anche negativamente diciamo, sul funzionamento dell'intero organismo. Quindi raggiungere un obiettivo di questo genere per una persona con questa disabilità è ancora più difficile rispetto a una persona invece che abbia tutte le funzionalità. Quindi, come dicevo prima, c'è una prima fase di riabilitazione fondamentalmente finalizzata a far sì che l'individuo affetto da lesione del midollo spinale sia in grado di avere una vita autosufficiente, almeno di vivere la sua quotidianità. Ok? Poi dopo, la seconda fase, immediatamente successiva, è quella, sempre diciamo, sotto il controllo di un fisioterapista, che è la persona qualificata, che ha le competenze più maggiori per poter accompagnare l'individuo in questo percorso, approcciarsi a determinati sport. Ovviamente lo sport scelto deve essere sulla base delle preferenze dell'individuo, perché questo è importante, ma anche sulla consapevolezza delle proprie possibilità e anche delle proprie predisposizioni. Dopodiché, una volta che noi siamo arrivati a praticare lo sport in una determinata maniera, come ho detto prima, possiamo arrivare allo sport amatoriale, che è uno step successivo, fino addirittura a un'attività sportiva agonista, che in questo caso deve subentrare, diciamo, insieme al fisioterapista, laureato in scienze motorie, che ha delle competenze ulteriori per quanto riguarda proprio, diciamo, la pratica di un'attività fisica strutturata finalizzata a migliorare la performance sportiva. L'attività fisica in senso di allenamento per quanto riguarda l'allenamento cardiovascolare, che migliora quindi il fitness cardiorespiratorio, e anche l'allenamento della forza, possono essere estremamente migliorati in questi soggetti, okay? Che utilizzano magari la sedia a rotelle, nonostante abbiano ovviamente dei limiti legati alla loro condizione.
Ma anche quando, per esempio, ovviamente pensate ai tetraplegici, ovviamente i tetraplegici hanno problemi ben ulteriori, maggiori rispetto al semplice paraplegico, però anche in questo caso, per esempio, l'ausilio di device, come possono essere l'elettrostimolo, può essere, o anche degli allenamenti su dei tappeti, dove praticamente ci viene sostenuto il peso corporeo. Quindi anche quella minima capacità deambulatoria persistente che non ha, ovviamente, che non è in grado di sostenere l'individuo in maniera autonoma, ma con questo sussidio, con questi sussidi, con questi device, c'è la possibilità comunque di praticare una sorta di allenamento. Quindi qua questo è uno studio che dimostra come è efficace l'elettrostimolo in queste situazioni. Ecco, ovviamente quando per esempio la problematica nel paraplegico riguarda la parte inferiore del corpo, ci sono delle possibilità di usare dei macchinari che permettono l'uso delle braccia. Per esempio, questo macchinario forse è stato reso famoso perché lo utilizzano quelli i velisti di Luna Rossa che devono alzare o abbassare le vele in pochissimo tempo e quindi devono proprio usare queste sorte di manovella per poter appunto ammainare o alzare le vele. Ebbene, ovviamente è un sforzo che coinvolge dei muscoli più piccoli rispetto a quelli della parte inferiore del corpo e quindi è un minor stimolo a livello cardiovascolare, però comunque sufficiente. Tanto è vero che in un'analisi fatta sui giocatori dell'NBA di pallacanestro si è visto che a livello di una squadra paralimpica si è visto che il livello di VO2 max medio è di 40 mpg, che è un ottimo livello di VO2 max. Cioè, al quale potremmo aspirare tutti noi. Quindi vuol dire che noi possiamo permetterci assolutamente di indirizzare queste persone verso un tipo di allenamento sicuri di poter migliorare le proprie condizioni metaboliche. E cosa otteniamo noi tramite l'attività fisica, soprattutto di tipo aerobico? Beh, miglioriamo la composizione corporea, quindi diminuendo il peso corporeo e soprattutto la massa grassa. Aumentiamo il dispendio calorico giornaliero, miglioriamo il profilo lipidico ma anche glucidico. Ovviamente, se tutto questo è abbinato, come dovrebbe essere sempre, anche una dieta adeguata, possiamo migliorare la composizione corporea, cosa che avviene molto di più rispetto a fare solo esercizio fisico. Quindi, ovviamente, come sempre, dieta e allenamento sono il binomio vincente. Praticare l'attività fisica dà dei risultati estremamente positivi come benefici secondari, che sono appunto, come ho detto, in primis una maggiore indipendenza, ok? Poi un calo, una diminuzione della depressione. Abbiamo visto come è ovvio che questi soggetti non possiamo pensare che non possono essere predisposti alla depressione, perché è inutile raccontarcela in maniera diversa. Però è anche vero che Scusa. se non parliamo di depressione proprio come patologia, come tendenza alla depressione, tante persone lo possono essere per tanti motivi. Queste persone hanno dei motivi in più. Ovviamente l'attività fisica invece ha un effetto antidepressivo, dimostrato ormai da tantissimi studi, e dal punto di vista dell'effetto antidepressivo ha un effetto maggiore l'attività controresistenza, cioè l'allenamento con i pesi rispetto all'attività aerobica. Ok? Ovviamente poi l'attività fisica diminuisce anche la percezione del dolore, ok? Io ritengo che questo effetto sia dovuto anche al fatto che l'attività fisica stessa è un'attività che ti allena al dolore, soprattutto se fatta a un certo livello, e di conseguenza questi individui si abituano anche a tollerare meglio il dolore, perché lo fanno già durante la loro esecuzione dell'esercizio fisico, se portato a un certo livello di intensità. L'attività aerobica favorisce soprattutto la riduzione dell'edema degli arti inferiori, che in questi soggetti ovviamente è facilmente presente proprio per la loro posizione, diciamo, da seduti, che non favorisce il ritorno circolatorio. Poi, appunto, come ho già accennato, un miglioramento del profilo lipidico, una riduzione dell'incidenza di diabete, ipertensione, coronariopatie, ovviamente anche in questo caso sempre di più qualora sia abbinata anche una corretta alimentazione, ma se noi andiamo a vedere le scansioni con la DEXA tra individui paraplegici che
sedentari e invece che fanno attività fisica, vediamo che c'è una composizione corporea nettamente migliore in coloro che fanno attività fisica. Composizione corporea vuol dire più massa muscolare e meno grasso. Il dato anche interessante è che la diminuzione del grasso avviene soprattutto in prossimità delle aree muscolari che vengono interessate dall'esercizio fisico svolto. Okay? Ecco, anche una riduzione dei disturbi digestivi e dell'apparato urinario, questo è molto importante perché queste persone hanno una tendenza a sviluppare uno stato di disbiosi intestinale, ok? È una ragione per la quale dovrebbero appunto anche seguire un certo regime alimentare, ma appunto l'attività fisica riduce questa problematica, questa incidenza di questa problematica e quindi anche una relativa diminuzione del consumo di farmaci e anche di ospedalizzazione. Ovviamente l'attività principalmente aerobica migliora anche la capacità respiratoria e negli tetraplegici che purtroppo appunto hanno meno possibilità di esercizio fisico, anche l'utilizzo di determinati device, come per esempio questo apparecchio che praticamente è una specie, sembra uno spirometro, ma in realtà è un macchinario sul quale fare degli esercizi di inspirazione, espirazione per potenziare la capacità respiratoria e dei muscoli coinvolti nella respirazione, ha un effetto estremamente positivo. E l'allenamento per la forza, appunto, l'allenamento per la forza in realtà è importante perché è praticamente uno dei primi disturbi che viene riconosciuto proprio dai fisioterapisti quando si approcciano a un individuo affetto appunto da lesione a livello del midollo spinale. E può essere indotto sia dai fattori neurologici specifici, ma anche non, anche dove non c'è il problema di tipo neurologico, ma magari più legato proprio alla sedentarietà stessa. Quindi, praticamente esistono già delle linee guida specifiche che danno indicazioni di come devono essere eseguiti questi esercizi o di quanto, e quindi bisognerebbe fare almeno 3 esercizi per ciascun gruppo muscolare, almeno 2 volte alla settimana. Quindi questo è un'indicazione. Anche l'osso trae dei benefici dall'attività fisica, e si è visto che gli individui che praticano l'attività fisica paraplegici e tetraplegici hanno una migliore salute ossea, ma è inutile perdere tempo spiegando gli effetti benefici dell'attività fisica sull'osso e sappiamo come quando in situazioni di mancata attività fisica, come per esempio un tempo avveniva gli astronauti che andavano nelle missioni spaziali, tornavano che avevano una situazione di osso paragonabile a un novantenne, cioè ci trovavamo già con situazioni di osteoporosi e di fatto la ragione per la quale oggi anche nelle missioni spaziali mettono delle attrezzature per poter fare attività fisica, proprio per evitare questo, oltre al fatto che seguono anche un'alimentazione, un'integrazione più idonea a evitare questo tipo di problematica. E però questi soggetti, essendo appunto ovviamente, perché per esempio già camminare è un'attività fisica che è comunque molto funzionale a diminuire diciamo l'eventuale rischio di osteoporosi, perché è comunque un esercizio antigravitazionale e questi soggetti sono sempre seduti e quindi non hanno la possibilità di avere questo stimolo. Di conseguenza è molto importante allenarsi in maniera specifica con dei sovraccarichi per indurre invece questa risposta metabolica positiva a livello di osteo. Questo è un sito, vedete www.physiotherapyexercise.com, dove chi vuole può accedere a moltissime informazioni riguardo metodologie appunto di allenamento, di riabilitazione e di allenamento proprio per chi è affetto da lesione spinale, però è anche vero che nel momento in cui queste persone si approcciano all'attività fisica devono essere diciamo sotto controllo di una persona che abbia le competenze, perché bisogna riconoscere la possibilità eventualmente di presentare problematiche, cioè di avere effetti collaterali che potrebbero invece, diciamo così, rappresentare una controindicazione alla pratica di una determinata attività fisica. La controindicazione un po' più grave, assoluta, per l'esercizio fisico è la cosiddetta displessia autonomica. Nella maggior parte dei casi si manifesta con una sovradistensione a livello viscicale, quindi con una sintomatologia locale, ma però in realtà si può arrivare anche a un calo della vista, visione offuscata,
mal di testa, innalzamento della pressione a livelli esagerati, e fino addirittura a una situazione che può portare all'ictus, convulsioni, quindi anche esito fatale. E quindi, siccome, come dicevo prima, uno dei sintomi più specifici, più frequenti è proprio questo della sovradistensione vescicale, anche prima dell'esercizio fisico, è bene svuotare la vescica proprio per ridurre al minimo il rischio di questo effetto, diciamo, di questo effetto collaterale. Altri due effetti che si possono verificare sono l'ipotensione, cioè la pressione che si abbassa, l'ipotensione ortostatica, che avviene quando l'individuo dalla posizione di seduto in carrozzella si alza, e questo è causato dal sangue che si accumula a livello della parte inferiore del corpo, viscerale e nelle gambe durante il cambio, ed è causato dal fatto che questi individui non hanno una capacità di contrarre in maniera efficiente la muscolatura addominale e della parte inferiore del corpo, che come sappiamo è contrazione che favorisce il ritorno circolatorio. Ma anche l'ipotensione da sforzo, quindi invece che avviene questa diminuzione di pressione quando praticamente si fa l'esercizio fisico ed è causata la vasodilatazione indotta dall'esercizio, quindi dall'attivazione della muscolatura, ma da una insufficiente vasocostrizione a livello splanchnico. Quindi anche queste ovviamente devono essere ovviamente, controllate, eccetera. Quindi spesso questi cambiamenti di pressione, sia di tipo ortostatico che quello in seguito all'esercizio, molto facilmente portano, soprattutto se una persona si abitua ad allenarsi in maniera graduale, a un adeguamento funzionale e quindi non rappresentano una controindicazione in termini stretti. Ma se questo adeguamento funzionale non avviene, allora diventa una controindicazione assoluta per l'esercizio. A volte in questi soggetti c'è un deficit sensitivo e il deficit sensitivo può portare i soggetti a non rendersi conto di determinate situazioni. Quindi magari possono protrarre l'esercizio fisico oltre un certo limite perché non avvertono magari il fastidio che viene dato, magari a livello anche cutaneo, di un qualche cosa che potrebbe essere generato da un assellino che è stato cambiato, quindi da una nuova sedia a rotelle che ha un'impostazione diversa, per cui magari ha un effetto di attrito maggiore a livello dei tessuti, e quindi c'è il rischio di avere più facilmente una tendenza a sviluppare delle piaghe a livello cutaneo, che invece appunto bisogna cercare di prevenire. La spasticità è un altro problema abbastanza frequente, causato da un aumento del tono muscolare. E quindi questo aumento del tono muscolare causa una contrazione a livello dei muscoli, quindi crea un ulteriore deficit della mobilità articolare che è già tendenzialmente presente in questi soggetti, e di conseguenza anche questo tipo di problematica può essere limitata soprattutto se le varie posture, i vari movimenti sono affrontati in maniera più lenta, più graduale, progressiva, in maniera da abituare l'organismo. Allora, take home message. Allora, bene, all'esercizio fisico ha appunto dimostrato di migliorare la salute, la forma fisica e la qualità della vita di questi soggetti. Quindi, e praticamente tutta la letteratura medica indica che c'è la possibilità di migliorare sia il fitness cardiorespiratorio che anche la forza, ok? Ma non solo fine a se stessi, ma anche appunto finalizzati a un miglioramento appunto del rischio cardiovascolare, ma anche dell'umore, e quindi come diciamo approccio per prevenire o trattare la depressione, ma anche dei dolori articolari come quello tipico della spalla spesso presente, e soprattutto creare una situazione di maggior autonomia. Allora, linee guida sono quindi: i soggetti che hanno una lesione midollare dovrebbero fare almeno più di 30 minuti di attività aerobica, almeno se non più di 5 giorni alla settimana. Quindi diciamo quasi quotidianamente o almeno 5 giorni alla settimana. Attività aerobica, diciamo, di moderata intensità. Qualora invece
si facesse un'attività aerobica ad alta intensità. Adesso ci sono delle tecnologie che vanno anche di moda perché ottimizzano i risultati in base al tempo dedicato, come l'HIIT, cioè High Intensity Interval Training, permettono di ottenere degli ottimi risultati anche con semplicemente solo 20 minuti, 3 volte alla settimana, di attività di che possiamo definire aerobica, che poi in realtà, quando è fatta ad alta intensità, sconfina anche parzialmente nell'aerobico. E anche però 2 giorni alla settimana almeno di allenamento della forza, allenando per la forza anche i muscoli stabilizzatori della scapola, della spalla, eccetera. E in più, importantissimo, anche fare sempre 2 o 3 volte alla settimana, 2 volte, io mi sentirei di consigliare, soprattutto se l'età avanza di più, 2 volte a settimana la flessibilità. Perché dico con l'età, purtroppo, di farne di più? Perché con l'età peggiora molto la flessibilità, con l'età aumenta la rigidità, con l'età tutto diventa più rigido, non aumenta solo la rigidità a livello delle arterie, cioè la stiffness, ma aumenta la rigidità a livello delle articolazioni, a livello di tutto l'organismo, la rigidità del cuore, eccetera. Quindi il mio consiglio, diciamo che dopo la mezza età, dedicare quotidianamente degli esercizi che siano, diciamo, finalizzati a mantenere una certa elasticità. Ovviamente l'esercizio, l'impostazione, questa è una linea guida generica, deve essere impostato diciamo, personalizzato sull'individuo. Vi segnalo questo sito che è Obiettivo 3, che è praticamente un'associazione fondata appunto da Zanardi, che rimane tuttora operante, anche se lui ovviamente al momento non ci si può dedicare in prima persona, ma rimane, che è proprio dedicata a poter assistere gli individui affetti di disabilità nella pratica dello sport. Recentemente Obiettivo 3 ha condotto un'iniziativa in tutta Italia che si è conclusa a Parma, nel campus universitario di Parma, in Gio Campus, il 29 maggio di quest'anno, che questa iniziativa chiamata Obiettivo Passepartout, lo sport è per tutti, praticamente ha accolto scuole provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte, Puglia e Trentino, ed è stata una vera festa dello sport e dell'inclusione. A questo punto, parlando di inclusione, cedo la parola alla mia amica Erika Ferrari, che appunto ha acquisito un corso di laurea proprio in inclusione e sport. Grazie. Partiamo innanzitutto dall'assioma di partenza. La vita forma e deforma. Cioè, nel famoso mezzo del cammino di nostra vita dantesca, a tutti noi è capitato prima o poi di trovarci in una situazione di difficoltà. La difficoltà può essere temporanea o un pochino più duratura o irreversibile nel tempo, dalla influenza, dalla sono caduta, mi sono slogata una caviglia. Dalla divento anziano e quindi le condizioni fisiche di base dalle quali parto cambiano e devo riuscire ad adattarmi. Tutti gli attacchi che sono esogeni, cioè che vengono dall'esterno, tipo un albero che mi cade addosso e mi rompe un braccio, a fattori endogeni, tipo una depressione forte dove non riesco più a ritrovare la performance. O fattori emozionali, quello che Norberto dice spesso quando cita un suo allenatore, la paura di perdere mi toglie la volontà di vincere. E questo si adatta a tutte le persone, senza distinzione fra normodotato e disabile. Sono condizioni che possono capitare a tutti, per cui le stimolazioni esterne tramite allenamento, che può essere uno sport, ma può essere attività motoria, ludica, amatoriale o agonistica, sono degli stimoli per cercare di recuperare la nostra omeostasi, innanzitutto, e cercare di stimolare i nostri organi. Di conseguenza, l'allenamento risulta fondamentale per noi. Ma l'allenamento va strutturato in modo corretto, in modo da capire
quello che serve realmente. Ed è per questo che chi come me si è laureato in scienze motorie o ISEF o specializzato in programmi allenanti sa benissimo che serve una pianificazione nel breve, nel medio e nel lungo periodo. E per fare questo è una grande sfida per chi è allenatore, preparatore atletico, medici e professionisti che devono cercare di lavorare in equipe per cercare di trovare sia nella persona normodotata che in seguito a qualsiasi tipo di situazione deve ripristinare la sua omeostasi, sia in persone che hanno una qualcosa di più o meno irreversibile. E quindi serve quello che viene definito un approccio integrato, dove l'uomo viene visto come organismo complesso. Quindi il miglioramento di ogni persona deve essere basato innanzitutto sul miglioramento dello stile di vita, perché tutti noi vogliamo fondamentalmente stare bene, a prescindere, ok? E quindi il focus principale è sul benessere biologico, in modo che il nostro corpo funzioni e sia a servizio di quello che nella vita desideriamo fare, stimolare quindi il nostro corpo con degli schemi motori comuni di base. E questo crea quello che viene definito sviluppo atletico sostenibile, motivo per cui serve un dialogo multidisciplinare fra le varie figure professionali che si occupano della persona e la persona stessa che dà un feedback. Quindi bisogna avere una connessione endogena dell'individuo, quindi capire quello che sta provando all'interno, sia a livello di funzionamento, sia a livello emotivo e psicologico. E poi facciamo riferimento ai capisaldi dell'allenamento, che sono, stranamente, la prima cosa è il riposo. Senza un corpo riposato non possiamo pensare di avere una performance che ci porti a uno stato di benessere. L'idratazione quindi è fondamentale e, ai noi, come il dottor Spattini spiega bene, l'alcol buonissimo piace, ma non è idratante per il nostro corpo. E ci serve l'acqua, e c'è un libro bellissimo che si chiama Il tuo corpo implora acqua. Questo perché fin da bambini siamo abituati e disabituati a sostituire i nutrienti o l'affetto di mamma con, vuoi la caramella, vuoi il tè, vuoi la Coca-Cola, che mi sembra quasi un'eresia doverla definire tale, per cui serve una corretta idratazione, senza la quale il nostro corpo si sciuperebbe e non avrebbe poi performance ma neanche vita. Ovviamente alimentazione, come il dottor Spattini ci insegna, allenamento secondo quelli che sono i canoni che vengono definiti dai protocolli anche dall'Organismo Mondiale della Sanità, e ovviamente il tempo di recupero che non corrisponde al riposo. Il tempo di recupero può essere anche una seduta di yoga, una meditazione, training autogeno, cose di questo tipo. Quindi vediamo che c'è bisogno di questo dialogo multidisciplinare. E poi io mi permetto, insegnando anche yoga, di includere altre due cose fondamentali. Una è la respirazione, perché il prana è quell'energia di cui noi abbiamo bisogno per respirare. Io non so quanti di voi riescano a trattenere il fiato, ma sicuramente se cerchiamo di trattenerlo più di X minuti, il nostro corpo non riesce, quindi abbiamo bisogno di imparare la giusta respirazione per permettere non solo al prana, all'energia di arrivare, ma di far lavorare il diaframma e di metterlo in comunicazione anche con gli altri organi di cui è protettore. E poi abbiamo una cosa che interessa molto di più le discipline pedagogiche, sociali, psicologiche, che è l'amore. L'amore e la cura di se stessi, che viene da dentro, chiaramente in un bambino viene da fuori, è la mamma la prima cura, la prima persona che ci dà l'amore, ma senza questo tutti noi ci troviamo poi a vivere quegli stati depressivi che già in uno stato normale di società, definiamola normale, quella nella quale viviamo, è difficile, ma quando si parla di difficoltà nella vita per questioni emotive o questioni fisiologiche, è necessario riuscire a trovare un equilibrio. Quindi il vivere secondo natura
al giorno d'oggi è ovviamente un'utopia, perché la società economica nella quale viviamo ci dà la pastiglia o il caffè per svegliarci al mattino e la pastiglia o il sonnifero per addormentarci la sera e non ci permette di avere i ritmi biologici da rispettare. E quindi il nostro corpo vive continuamente di compromessi, aggiustamenti continui. Noi donne lo capiamo benissimo, indossiamo i tacchi e tutto quello che il tacco ci propone a livello posturale è un andare contro natura ed è un continuo aggiustamento e una grande forza di carattere. Detto ciò, tutto questo ci riporta a un concetto di plasticità corticale per cui tutti questi aggiustamenti a livello neuronale continuano a proporre all'individuo e al corpo degli aggiustamenti che nel lungo periodo ci possono cambiare. Quindi Libenson propose quello che è l'obiettivo gold dell'allenamento, ovvero un'analisi funzionale degli schemi di movimento. Chiunque abbia fatto scienze motorie o sia un posturologo o si occupi in un qualche modo di riallineamento, pilates o discipline affini, per prima cosa verifica l'allineamento posturale, quali sono i punti critici e quali sono i punti di forza, in modo da andare a compensare attraverso un allenamento mirato e andare a trovare di nuovo un equilibrio che nel nostro corpo non vuol dire snaturale la nostra postura, ma vuol dire andare a trovare un aggiustamento che ci permetta di vivere meglio, innanzitutto nel quotidiano. Poi bisogna definire gli obiettivi. Per qualcuno può essere semplicemente voglio stare bene e indossare scarpe col tacco e minigonna, ma per altri può essere riuscire ad andare al bagno da solo, riuscire a coricarmi nel letto senza avere bisogno di una badante che mi accompagna, oppure può essere voglio fare una disciplina sportiva, dalla più blanda alla più impegnativa. Quindi definiamo gli obiettivi insieme agli atleti o le persone che abbiamo. Dopodiché si definiscono i mezzi di allenamento, cioè esiste un paniere, un set di cose che possiamo fare o vogliamo fare o vorremmo fare e dobbiamo semplicemente adattarli. A questo punto ci vengono in soccorso le attività motorie preventive e adattate. Ad oggi è in tutto e per tutto una delle discipline chiave della facoltà di scienze motorie e dove gli studi sono continuamente all'avanguardia e noi sia come atleti di qualsiasi tipologia e genere ci prestiamo per cercare di trovare il giusto aggiustamento. Quindi ci vengono in soccorso i principi pedagogici dell'adattare, individualizzare, integrare e specializzare per cercare di trovare il giusto cocktail in cui ognuno di noi si può inserire e trovare la sua modalità. Quindi non vanno bene le classi di allenamento? Sì, vanno bene, ti diverti, ma poi se vuoi stare bene serve una specializzazione mirata sulla persona, così come dovrebbe fare un personal trainer, così come fa un dottore medico nutrizionista per cercare la giusta alimentazione per arrivare agli obiettivi. A questo punto parliamo di vantaggi della pratica sportiva di disabili e abili, di cui ha ampiamente parlato il dottore, per cui andiamo un pochino avanti, ma ci troviamo andiamo avanti perché questo ne ha già parlato Massimo. Ok, le componenti della salute quindi sono efficienza fisica, componente mentale, componente sociale, componente relazionale, componente spirituale. Comprova che tutte queste componenti confluiscono nell'organismo e nell'essere vivente, nell'essere umano che ha bisogno di un corpo forte per poter fare quello che ha bisogno di svolgere nell'arco della giornata. Una mente forte e gli atleti, quelli che praticano sport, lo sanno quanto sono determinati e forti perché vanno contro anche a volte la propria stessa natura, cercare di andare oltre i propri limiti. Questo ci permette di socializzare, tutti noi andando in palestra almeno un ciao ciao a qualcuno l'abbiamo detto e questo è importante soprattutto nell'età dello sviluppo dei bambini,
ma anche in chi normalmente è emarginato. Ovviamente la componente relazionale, perché a tutti noi piace la pizza del sabato sera in compagnia, oppure la partita dove si guarda la partita tutti insieme e si sta insieme, e questo fa bene al famoso spirito, quindi di nuovo la componente dell'amore e della cura del sé. Allora, gli schemi motori di base sono quindi correre, saltare, arrampicare, eccetera, e vengono stimolati grazie a capacità senso-percettive e intellettive. Benissimo, tutto molto facile, ma quando ci troviamo che siamo in una condizione particolare, bisogna saper adattare ancora una volta a quello che ci succede. Allora, le capacità motorie sono quelle condizionali, cioè di trasformare l'energia biochimica, coordinative di direzione e controllo del movimento, e poi abbiamo una forma intermedia che sono strutturali ed elastiche di mobilità articolare ed elasticità muscolare. Allora, andiamo avanti per favore. Ok, andiamo avanti che qui diventa un po' più tecnico, voglio essere un pochino più stringata. Ok, le ha già dette Massimo queste cose, quindi andiamo avanti. Allora, in tutto questo cerco di tirare le somme. Abbiamo capito quello che serve nel cocktail quotidiano, ma quando noi parliamo di disabilità, spesso uno viene identificato con la sua carrozzina, ma di disabilità ne abbiamo di vario tipo: fisica, intellettuale, senso-percettiva, e poi c'è sempre quella componente che piace agli studiosi di pedagogia, che sono i depressi. Ok? Quindi ci troviamo con tante casistiche all'interno di un'unica definizione disabile. Ok, adesso piace tanto parlare di disabilità o diversamente abili, e ai ragazzi con i quali io lavoro odiano questa definizione perché mi dicono: tu mi identifichi con la mia carrozzina, ma io sono un essere umano. Quindi dobbiamo capire come questo essere umano che si muove con la carrozzina, quello che si muove con le scarpette da danza, quello che si muove con le scarpe da rugby, differisce da quello invece che ha difficoltà intellettivo-relazionale, che possono essere con sindrome di Down, autismo, psicotici, eccetera, o persone con difficoltà sensoriali, quindi non udenti o ciechi assoluti, e ogni casistica va lavorata attraverso le attività motorie preventive adattate in base alla tipologia di disabilità che c'è, per poterla adattare al caso specifico. Vado avantissimo con le slide perché ovviamente c'era tutto il discorso che ha già fatto Massimo, non occorre ripeterlo, e quindi vado verso la chiusura. Abbiamo delle linee guida che sono state proposte anche dalla International Paralympic Committee, dove riusciamo a classificare le disabilità in base al tipo di movimento o di capacità intellettuali, visive, relazionali che abbiamo. Queste linee guida sono quelle che ci servono perché quando siamo a lezione in scuola di danza o in palestra, dobbiamo far collaborare le figure mediche che parlano fra di loro, quindi possono essere il medico, il modello sociale, i diritti, i modelli umani, perché devono riuscire a trovare proprio gli ingredienti giusti per portare a quello che viene definito human design, ovvero una società che, a prescindere da quelle che sono le barriere architettoniche fuori e dentro la palestra, ci porta ad avere un'integrazione reale della persona definita disabile, ma anche della persona abile, che magari è semplicemente stanco, depresso, stressato, verso una società che gli sia in grado di accogliere. E questa accoglienza arriva grazie allo sport inclusivo e paralimpico, dove ormai in tutti gli sport convenzionali, quindi codificati dall'International Olympic Committee, ma anche da discipline che ancora non sono olimpiche o riconosciute dal CONI, quasi tutti si occupano di
sport inclusivo o di disciplina inclusiva per cercare di creare ed amalgamare i corpi. Quando con Norberto ci siamo presentati nel gennaio 2019 al campionato italiano assoluto di danza inclusiva, siamo perché a volte quando uno pensa ai ragazzi in carrozzina dice dai, che carino, ok? E non vogliono essere che carine, per cui io con loro già da tempo adatto e adotto lo stessa metodologia di allenamento che ho con le atlete di classe mondiale, ovvero voglio che mi diano il meglio che c'è nelle loro possibilità, adattando ogni singolo allenamento a quelle che sono le condizioni. E non voglio che solo Erika e Norberto che arrivano in pedana di gara siano visti come due meteore, perché quello che fanno non era mai stato visto fino a quel momento, ma il mio auspicio è che un Erika e un Norberto siano un esempio da cui trarre spunto per migliorare le capacità atletiche performative di chi si dedica alla danza inclusiva, ma che sia da stimolo a chi nella vita non osa osare di essere e non viene visto come essere vivente, ma viene visto come carrozzina o disabile. E questa è la trasformazione che do io come Universal Human Design. Mi reputo una persona fortunata, perché in quello che ho fatto ho sempre avuto successo. È vero che ci ho messo a volte del mio, ma anche un po' di fortuna ha avuto la sua percentuale importante. Poi mi reputo una persona anche fortunata perché nel mio passato di persona un po' fuori dalle righe, un po' curiosa e un po' a volte anche arrogante perché mi piaceva sfidare la vita, ho avuto modo di conoscere molte persone, fra i quali il dottor Massimo Spattini, che ci conosciamo da vecchissima data, e anche Erika Ferrari e tante altre persone. Non mi voglio tediare altro con alcune parole, e per spiegare un attimino la sintesi della mia vita, diciamo avventurosa e di sfida, vi vorrei mostrare un breve sintetico video. Grazie. Bloccato immediatamente dal numero 99 De Angelis. Io ho sempre giocato a football americano in Serie A. Norberto ha iniziato a Parma e poi è stato un pilastro insieme a Milano, poi da lì si è distinto ancora di più portando lustro alla nostra nazionale, campione d'Europa, ha partecipato e vinto dei trofei di grandissimo prestigio. Io presi la decisione, andai in Africa per fare del volontariato. Dopo un mese e mezzo ho avuto l'incidente laggiù in Africa e mi sono svegliato in Italia. Quando ti trovi su un letto in ospedale dopo un coma, pensi che tante cose debbano cambiare. Mi dispiace, Norberto. Tu non camminerai più. Mi sono ributtato in gioco e ho riprovato con uno sport aerobico che è l'handbike. Mi sono illuminato quando ho visto il film Forrest Gump, quando rompe le stampelle i tutori e incomincia a correre e non si ferma più. Nulla era impossibile per Norberto. Poi una grandissima sfida. La traversata in solitaria dell'America. Norberto,
te la sentiresti di tornare in Africa e di ripercorrere in handbike i luoghi del tuo incidente? Ok. Siwezi kumzunguka kama mkanda unavyozunguka Roxy. Karibu nolewa nawe si mmoja wapo kwenye yangu harusi. Hata kama unafosi siya zangu ni kupende bado siya sababu ya kunifanya ni msahau yule ambaye chaguo langu hivi awoni aibu sababu rafiki wame wangu taraji. Allora, diciamo questo, che quando io decisi di andare in Africa, poi ebbi l'incidente e lì tante cose sono cambiate, ovviamente. Come ripeto, sono stato fortunato perché la mia fortuna di aver avuto nella mia prima situazione una educazione importante, dove ti insegna che i tuoi metri li conquisti con le gocce di sudore, non con le parole, mi ha fatto riflettere. Poi ho avuto un altro problema, nel 2007 mi tolsero un tumore maligno e a seguito di quello io sono uscito dall'ospedale, ho fatto un'altra delle mie pazzie perché non mi sono mai più fatto vedere in ospedale dopo quel tumore e vedendo il film Forrest Gump mi voglio comprare un sogno e ho attraversato tutta l'America a braccio, ho fatto 3.798 chilometri in 80 giorni e poi ho fatto le altre esperienze da pesistica grazie all'aiuto del dottor Spattini che mi ha seguito dal punto di vista alimentare perché come un giorno andai dal dottore e gli chiesi guarda secondo me è un tipo di problema e mi detto vieni ti seguo e vediamo anche perché con la giusta alimentazione io ti permetto di avere il 100% delle tue possibilità perché con l'alimentazione sbagliata più sbagli il modo di mangiare, di alimentarti, e più abbassi la percentuale di potenza e di forza. E lui mi ha aiutato con la sua professionalità infinita e con le sue esami, siamo arrivati a un giusto quoril, dove abbiamo anche imparato che tanti vedono un disabile, io li chiamo disabile perché la realtà io sono in carrozzina, c'è poco da girarci attorno, io sono in carrozzina, punto e basta. E detto questo, avevamo un altro problema da affrontare, che è un problema che inficia molto, che è il cervello periferico, cioè l'intestino. Perché il mangiare non bene, aver problemi intestinali, non solo ti inficia la vita normale, anche la psicologia, ma ti toglie anche molto da quella che è la prestazione fisica di forza. Quando hai un incidente con un danno irreversibile, dopo che hai avuto un certo tipo di vita, perché io nello sport ero stato considerato nel mio ruolo il migliore in Europa, perché in tutti i campionati ho sempre fatto il record dei placcaggi, fra cui anche nei campionati europei feci il record dei placcaggi, tante cose ti frullano nella testa. E un allenatore, quando ero giovane, mi disse una volta, ricordati che la paura di perdere ti toglie la volontà di vincere. Io ne feci tesoro, unito a quell'insegnamento, a quello che stavo vivendo, mi stavo accorgendo che se non esco di casa, non mi vado a conquistare gli obiettivi, nessuno mi suona il campanello per dirti che ho trovato la soluzione per te. Sei tu che ti devi rimboccare le maniche, quindi anche molte volte la disabilità più inficiante non è quella accertata, ma è quella che è dentro di noi. E se fossi stato chiuso in casa, nascosto nei segreti delle mie scheletri, probabilmente tutto questo non sarebbe mai successo. E qui ho fatto le mie avventure e
vorrei riportare una cosa: lo sport è importantissimo, ma lo sport, quello vero, quello mens sana in corpore sano, non è una medaglia, è una giusta attività al tuo corpo mentale e fisico. Grazie. Cosa dire? L'ultima testimonianza veramente direi che è molto significativa e anche commovente, perché pensate, un campione come Norberto De Angelis, che era proprio una forza, è il caso di dirlo, della natura, che purtroppo questo incidente in Tanzania, il primo che lui faceva per volontariato, l'ha reso disabile, ma lui è tornato in Tanzania, come avete sentito, per la seconda volta, proprio per dare una testimonianza ai disabili africani, che secondo lui sono proprio gli ultimi degli ultimi, di come la vita possa andare avanti anche con una disabilità. Pensate che è andato in handbike e ha fatto 800 chilometri. E chissà se un giorno la sua storia sarà trasformata in un film. Lui sicuramente ne sarebbe contento. Infatti lo dice, ne sarei contento, soprattutto se fosse utile per gli altri. Un apologo dice che un ragazzino va sulla spiaggia dopo una mareggiata e trova un'invasione di stelle marine. Va per prenderne una che stava morendo, ma un vecchio gli fa: cosa stai facendo? La spiaggia è piena, non le puoi mica salvare tutte. E il bambino risponde: tutte no, però salvo la vita a questa. Ecco, se tutto quello che faccio sarà di stimolo anche solo a una persona, allora sarò davvero felice. Queste le parole di Norberto De Angelis, che ringrazio per essere stato con noi in seminario e anche qui a questa trasmissione, e insieme a Massimo Spattini, che tanto l'ha aiutato nell'attività fisica prima e nella riabilitazione dopo, e a Erika Ferrari. Intanto ringrazio voi per l'attenzione con la quale avete seguito questa trasmissione e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie. Da questa mano questo aiuto è il motto della Fondazione Giorgio Brunelli, che da anni fa ricerca e opera nel campo delle neuroscienze per trovare soluzioni alla para e tetraplegia. Un danno alla spina dorsale non dovrà più essere un ostacolo al cammino e all'uso delle mani. Sostieni anche tu la ricerca e nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Giorgio Brunelli Onlus, la fondazione di una speranza.